Salve a tutti, buonasera. Io sono Liliana Fantini, mi occupo sono nel campo olistico del benessere e sono operatrice di discipline bionaturali. In particolare oggi presento il mio libro sul Reiki, che è tipo un pochino un manuale. E intanto il Reiki è un metodo di cura naturale, non so se tutti lo conoscete, in cui si va a riportare equilibrio nel corpo nostro fisico, nell'emozione, nel campo emotivo e nei pensieri. Quindi Reiki è ordine e chiarezza, diciamo il principio del Reiki. Quindi tutto ciò che non è in armonia dentro di noi non è in ordine, grazie al Reiki è richiesto di un ordine, no? Viene riportato in armonia. Questo libro contiene un pochino tutta la mia storia, del mio approccio, come ho conosciuto il Reiki, e poi si parla proprio un manuale tecnico, infatti io lo do ai miei corsi Reiki, in cui viene spiegato bene cos'è il Reiki, cosa sono i principi del Reiki, le controindicazioni del Reiki, e poi vengono spiegati tutti i livelli del Reiki, nel mio metodo, che è Usui Angel Breath, che ho coniato io, prevede il Reiki un primo livello, un secondo livello e il master. Quindi nel libro vengono in questi capitoli spiegato che cos'è il primo livello, le posizioni, un vero e proprio manuale tecnico che uno può consultare durante i miei corsi Reiki e anche dopo a casa può veramente studiare, no? Poi viene presentato il secondo livello con le tecniche, le posizioni delle mani, che cos'è il secondo livello, e poi c'è una parte in cui si parla di una piccola parte che dedico alla meditazione e alle varie invocazioni. Diciamo, è un piccolo manuale da consultare. Intanto io ho conosciuto il Reiki 20 anni fa e poi vi racconto la storia come l'ho conosciuto e sono da 10 anni sono Master Reiki. Ho due tipologie di Reiki, mi sono specializzata in Reiki Shikiryo e in Reiki Stellare. Poi ho fuso tutti questi due metodi e ho creato il mio metodo Usui Angel Breath, che ancora non è un marchio registrato, ma insomma, ho l'intento di farlo diventare un marchio registrato. E poi mi sono specializzata anche, sono anche master in Karuna Reiki, che è un'evoluzione del Reiki tradizionale Usui. Io ho conosciuto il Reiki per caso 20 anni fa tramite una mia amica austriaca che in quel periodo non ero molto in armonia a livello emotivo, quindi mi disse: "Ma perché Liliana non vieni a provare dei trattamenti di questo Reiki?" Quindi io senza sapere, perché mi butto sempre in queste discipline, senza sapere bene cosa andavo incontro, andai a farmi un trattamento Reiki e rimasi entusiasta, no? Di questa disciplina, perché a forza di fare i trattamenti mi accorsi che il mio stato emotivo migliorava di volta in volta, che accadevano delle cose importanti dentro di me. E poi gli chiesi appunto come potevo addirittura fare la formazione, e mi disse che lei l'aveva preso da una signora di Genova che sarebbe tornata a breve, qualche mese dopo, a Firenze. E quindi potevo fare il corso, quindi senza sapere proprio assolutamente pochissimo di questa disciplina, ho preso il primo livello Reiki. E mi ricordo, e questo lo racconto un po' anche nel libro, la mia esperienza proprio di formazione con il Reiki, e che feci il corso in questo appartamento a Novoli, all'ultimo piano, e mi faceva impressione affacciarmi dalla finestra perché questa casa era in una specie di grattacielo, no? E mi veniva la sensazione proprio come di volare. Quindi io ho vissuto il mio primo livello di Reiki, che dura di solito un fine settimana, proprio mi sembrava la sensazione di non avere piedi per terra, no? Di volare, poi questa cosa misteriosa, questa formazione, che c'era una parte meditativa,
una parte di rituale in cui venivano date queste famose iniziazioni. Era tutto molto affascinante, no? E quindi niente, un po' così inconsapevole, feci il primo livello di Reiki e comincerai a lavorare subito con le persone. Diciamo il Reiki mi ha aperto un po' le porte a tutto il mondo olistico. In concomitanza con il primo livello di Reiki, poi ho iniziato un percorso in psicosintesi, ho iniziato una scuola per diventare conduttrice di meditazione. Insomma, è stato l'inizio di tutto il mio percorso di crescita personale, ma anche il mio percorso spirituale e anche di lavoro nel campo del benessere. Io, tutte le persone che vengono da me, infatti, che prendano e fanno i corsi con me, dico sempre: il Reiki è un inizio, non è mai un punto di arrivo, no? Perché il Reiki apre veramente le porte a una qualità di vita migliore, a un vedere la realtà con occhi diversi e rendersi conto che noi viviamo in un'illusione, no? Che viviamo come in un matrix, che non è una verità e quindi c'è ben altro oltre a quello che noi possiamo vedere in maniera tangibile con i nostri occhi fisici, ma c'è un qualcosa, no? C'è un qualcosa di invisibile. Anche noi, il nostro corpo fisico, pensiamo che sia solido, è solido, però è fatto di energia che va a 432 Hz e diventa solido. Quindi noi siamo fatti di energia e intorno al nostro corpo fisico c'è, in gergo si dice, un campo aurico, un'aurea, no? Ci sono degli strati, come se noi ci possiamo immaginare di essere un po' come una cipolla, no? Abbiamo degli strati che sono all'esterno del nostro corpo fisico e queste cose che ci contornano, che sono tutti campi elettromagnetici, che formano la nostra aura, no? E ogni strato ha delle caratteristiche e serve anche per qualcosa, ha delle funzioni, no? E in questi campi energetici ci sono i famosi chakra, che sono questi centri energetici che danno vitalità a tutti i nostri organi, al nostro corpo fisico, perché il nostro corpo fisico non sarebbe in vita se non ci fosse il nostro campo eterico, per esempio, che è quel corpo che è la nostra sagoma. Una volta mi ricordo alla televisione facevano la pubblicità delle medicine, in cui c'era l'omino raffigurato e intorno gli veniva disegnato un campo blu, tipo la fotografia, no? Ecco, quello lì è il campo eterico, dove esiste la sede della nostra energia vitale e dà vitalità a tutto il corpo fisico, a tutti i nostri organi interni. Quindi, con il Reiki abbiamo la facoltà anche di conoscere cosa sono questi centri energetici, cosa sono i corpi sottili e come fare a interagire con la nostra energia. Le cose, anche i disturbi e le malattie, avvengono prima nei campi energetici e poi piano piano entrano nel corpo fisico. Quindi, se uno agisce già a livello emotivo, a livello mentale, sui corpi spirituali, impedisci, con il grazie al Reiki, si può impedire che queste, si chiamano strutture energetiche, queste forme pensiero arrivino a colpire un organo, una parte del nostro corpo, no? Quindi è importante lavorare sull'energia perché questa energia ha riflesso sul corpo fisico. Intanto Reiki cosa vuol dire? Rei è energia universale, chi o chi, come dicono gli orientali, energia personale. Quindi è l'incontro dell'energia universale con l'energia personale. Se uno fa la formazione Reiki, diventando operatore Reiki, ha la possibilità di diventare un canale a cui può in cui, nel quale può scorrere l'energia divina spirituale dell'amore incondizionato. Quindi l'operatore diventa un canale, come un'antenna,
che dentro il corpo dell'operatore passa questa energia Reiki, questa energia spirituale, e attraverso le mani dell'operatore viene donata alle persone, viene data agli animali, sulle piante, sugli oggetti, su se stessi. Quindi Reiki è una disciplina energetica che si può fare su noi stessi, sulle altre persone, come si è detto, sugli animali, le piante, i minerali, gli oggetti. Quindi, oltre a essere una terapia energetica, è una terapia di pulizia e di energizzazione di vitalità. Quindi è una disciplina di cui io sono veramente molto appassionata e innamorata, perché con il Reiki facciamo tutto. Oltre a dare vitalità al nostro corpo fisico, possiamo anche, per esempio, pulire degli ambienti. Possiamo energizzare, per esempio, la nostra casa e pulirla da energie, fra virgolette, negative o disarmoniose. Possiamo pulire dei vecchi gioielli che ci vengono donati in eredità, perché quando noi portiamo un gioiello, come anche i vestiti, rimane l'energia della persona che l'ha indossato. Quindi tante volte sono compro al mercato dell'usato degli abiti, questi abiti vanno oltre che lavati in lavatrice, anche lavati a livello energetico, puliti. E grazie al Reiki noi li possiamo pulire, li possiamo diciamo, energizzare in maniera da dargli una qualità energetica diversa. Anche gli stessi gioielli, quando noi ci vengono donati o ereditati, hanno un'energia perché contengono l'energia delle persone che l'hanno indossati. Quindi è sempre buono quando uno eredita un gioiello, dargli Reiki e pulirlo in qualche modo a livello energetico. Poi, anche se uno compra i mobili all'antiquariato o i mobili a un mercatino, è la stessa cosa. Gli immobili contengono l'energia del luogo dove sono stati. Tanti chiaroveggenti attraverso immobili, addirittura gioielli, possono raccontare delle storie, no? Ci sono delle persone sensitive che basta che tocchino un oggetto, riescano a sentire che storia ha questo oggetto, da dove viene, in che ambiente è stato. Una storia che raccontate, io avevo una delle mie insegnanti Reiki, che lei aveva l'abilità, prendeva un gioiello in mano e ti diceva tutto della persona che l'aveva indossato prima, come stava, come non stava, in che casa aveva vissuto, in che epoca. Lei attraverso il semplice contatto delle mani riusciva a sapere la storia, no, di quel gioiello lì. Quindi è molto interessante. Quindi con il Reiki possiamo andare veramente a pulire tutti questi oggetti. Per quanto riguarda gli animali adorano il Reiki. Infatti la mia canina, che l'ho presa a un canile, io appena arrivata in casa nostra gli ho dato subito Reiki, no? E loro è bellina perché quando ora io faccio i trattamenti Reiki, se sono per esempio sul divano, mi sto facendo un autotrattamento, lei arriva, mette il muso tra le mie mani perché lei vuole Reiki, no? Perché agli animali piace tantissimo Reiki. E poi è bello perché quando si stufano non è che uno gli fa il trattamento con tutte le posizioni, basta mettergli le mani così vicine e loro quando non lo vogliono più si alzano e vanno via. Quindi per i gatti, per i cani, per tutti gli animali. Io una volta, mi ricordo, nel nostro giardino a Fiesole, nella mia casa, arrivò una volta un riccio. E questo riccio era in mezzo al campo e non si muoveva più. Ho detto, che fa questo riccio? Starà per morire, non starà per morire. Ma io, niente, mi collego al canale Reiki, apro Reiki. Lui era fermo immobile, questo riccio, gli detti 5 minuti di Reiki. Questo si riprese, zzz, poi andò via. E quindi con il Reiki è molto interessante. Mi ricordo, Non si può far resuscitare anche le persone. risuscitare le persone? No, però se uno è svenuto, alcuni raccontano
ha rianimato la persona con il Reiki. Quindi sì, si può usare per in caso di svenimento, no? Perché rimette a posto, diciamo, l'energia al giusto posto. Essendo ordine e chiarezza, tutto viene messo nel giusto ordine. Funziona un pochino come l'omeopatia, però, cioè tutto quello che c'è viene tirato fuori. Cioè, se uno ha mal di denti, uno si dà Reiki, il mal di denti può venire fuori più forte, o può venire una febbre, perché come l'omeopatia tira fuori quello che c'è per poi essere risolto. Però se uno si dà Reiki e magari il giorno dopo si alza, non ha più niente, no? Anche in caso di febbre alta, io consiglio a tutti sempre di farsi un autotrattamento Reiki. Per lì uno può stare peggio, ma poi dopo c'è il giovamento, no? C'è il miglioramento. E quindi Reiki, oltre a fare tutte queste cose, quindi trattamenti alle persone e se stessi, oggetti, minerali, animali, ambienti, oggetti, può anche, ci si può trattare anche i rapporti con le persone, con le relazioni, si può anche usare per trattare le situazioni della vita. Per esempio, se uno vuole incrementare il proprio lavoro, può dare Reiki alla propria situazione lavorativa in modo che il lavoro ce ne sia di più, che ci sia più abbondanza. E uno può trattare anche con il Reiki il proprio rapporto, per esempio, con il denaro, no? Se uno ha difficoltà, spende troppo, è un pochino più tirato di manica, quindi per riportare il giusto equilibrio tra noi, il nostro rapporto con il denaro, per esempio, no? Oppure possiamo trattare delle relazioni, le nostre relazioni sempre con. Quindi se io ho un disguido con un'amica, dice, e vado a litigare, dico, o che è successo con questa amica che non mi parla più e non vuole un confronto con me? Noi, grazie al Reiki, possiamo dare Reiki alla relazione con l'amica e attraverso questa meditazione possiamo vedere che cosa è successo veramente tra me e questa persona, no? Quindi è molto interessante anche questo lavoro di approfondimento sulle relazioni. Se io ho una relazione amorosa un po' instabile, posso dare Reiki per vedere come andrà a finire questa relazione. E se è una relazione un po' traballante, con il Reiki cosa succede? O va bene o la va o la spacca, io dico, no? Cioè, nel senso, li va a riportare ordine. Se è veramente l'uomo della tua vita, con il grazie al Reiki continuerà. Se non sarà l'uomo della tua vita, con il Reiki, piano piano, la persona lascerà, no? Perché il Reiki porta l'ordine giusto, però un ordine, come si può dire, appoggia le scelte che noi facciamo a livello di anima e non di personalità.